Ora si registrerà la conferenza. Prego Adele, puoi attivare il microfono per i tuoi saluti. Buonasera a tutti. In attesa che arrivino alcuni altri partecipanti, vorrei innanzitutto ringraziare i nostri relatori che hanno accettato con entusiasmo questo invito. L'utilizzo dei fumetti nei musei e negli istituti di cultura in generale è un tema, direi, abbastanza nuovo e molto stimolante. Per questo ringrazio Barbara Landi che ha voluto proporre questo approfondimento nell'ambito dei nostri appuntamenti mensili del giovedì. In effetti, assistiamo oggi ad una grande ripresa e attenzione a questo modo di arte in molti casi e quindi che non soltanto viene considerato dai giovani un mezzo privilegiato, ma anche dagli adulti. In effetti i fumetti a stampa, poi ripresi a volte nei video, addirittura nei film, trasmettono con un linguaggio ben più diretto ed efficace, richiamando la forza dell'immaginario, narrazioni divertenti, ma anche talvolta molto profonde, sui comportamenti umani o le storie di un popolo. Penso al fenomeno Zero Calcare o alla graphic novel di Marianne Satrapi, Persepolis, poi ripreso in un bellissimo film. Nei musei il fumetto richiama la finalità dell'enjoyment e dell'educazione, dell'education, ribadita nella nuova definizione di museo approvata a Praga nell'agosto 2020, e diventa, con l'uso del digitale, uno strumento da usare al pari dei videogiochi per catturare l'attenzione dei giovani, di un pubblico infantile, ma come dicevamo anche di un pubblico adulto refrattario a forme più paludate e tradizionali di comunicazione. Io non mi soffermo sul tema che sarà trattato in modo egregio dai relatori e ringrazio ancora sentitamente e passo la parola a Barbara che coordinerà questo pomeriggio. Grazie alla nostra Presidente per aver sottolineato alcuni elementi fondamentali che ci hanno spinto veramente a voler approfondire questo tema oggi. Io passo subito la parola a Mattia Morandi, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero della Cultura. Prego Mattia. Eccomi, buongiorno, anzi buonasera a tutti. Io sono qui insieme anche ad altre persone che hanno partecipato, che stanno partecipando a un progetto del Ministero della Cultura che si chiama Fumetti nei Musei e cercherò ora in qualche, insomma, un po' di tempo di illustrarvelo. Ho preparato anche delle slide che vi farò vedere. Prima di passare proprio alla presentazione, volevo un momento inquadrare questo progetto che nasce in realtà nel 2017, quando come Ministero della Cultura abbiamo ricevuto sostanzialmente dei dati che ci davano un quadro sulla frequentazione dei musei da parte delle nuove generazioni, chiamiamole così. E quello che emergeva è che una volta terminato il ciclo di scuola dell'obbligo, di fatto si verificava una vera e propria interruzione della frequentazione da parte dei ragazzi delle istituzioni museali. Questo ci ha portato a ritenere che di fatto i giovani vanno al museo prevalentemente durante il ciclo scolastico attraverso le visite guidate organizzate dalle scuole, e poi una volta terminata questa, diciamo, obbligatorietà della visita, chiaramente con tutte le differenze del caso che ci possono essere sociali, tutto quello che può essere, però, diciamo, la gran parte interrompe la propria frequentazione dei musei per un periodo molto lungo della propria vita, per poi riprenderla più o meno intorno ai 30 anni. Questo era un dato che ci aveva
particolarmente allarmato, allora come Ministero abbiamo cercato di capire quale potesse essere uno strumento per far percepire ai ragazzi il museo come un luogo non necessariamente o strettamente legato al percorso scolastico, inteso come obbligatorio, no? Un po' come quello che avviene nella lettura dei grandi classici della letteratura, che magari proprio perché sono imposti durante il ciclo scolastico, poi non vengono. Non c'è questa passione, magari invece successivamente nella propria vita poi vengono riscoperti in età più adulta. Allora ci chiedevamo come si potesse lasciare ai ragazzi uno strumento che fosse veramente considerato vicino, insomma, e soprattutto in grado di far percepire i musei come dei luoghi vivi, contemporanei, non come qualcosa di impolverato o semplicemente considerato come obbligatorio o da. E allora abbiamo avviato una riflessione e dopo ci siamo orientati sul fumetto, che ci consentiva una doppia finalità, un po' questa che vi ho appena detto, e la seconda, quella di anche proprio per quello che diceva ora il presidente Samaresca, cioè di la necessità di un riconoscimento pieno, anche e soprattutto da parte del Ministero della Cultura, del fumetto come una forma di arte non inferiore ad altre arti, no? Perché molto spesso in passato, comunque, come se ci fosse stata una sorta di distanza, soprattutto tra le grandi istituzioni culturali e magari anche tra i musei, e il fumetto come a considerarlo un'arte minore. Così non è, noi di questo ne eravamo certi, non è certo questo progetto che ha deciso che il fumetto non è un'arte a tutti gli effetti, però diciamo, noi volevamo inserirlo nel percorso e comunque in tutte quelle attività museali per dargli una dignità, non considerandolo soltanto come uno strumento per imporre magari a ragazzi regole di comportamento all'interno dei musei, no? Perché molte volte il fumetto viene utilizzato per fare dei disegni che magari indicano che come ci si comporta, che non si può giocare a palla in un luogo, che non si può mangiare il gelato all'interno di una sala espositiva. Non era questa la finalità, chiaramente. Ci siamo rivolti a una casa editrice, che è la Coconino Press Fandango, con cui abbiamo collaborato benissimo, dando piena autonomia a questa casa editrice, perché appunto volevamo creare un progetto e soprattutto una collana editoriale a tutti gli effetti riconosciuta dal mondo del fumetto come tale, quindi non un prodotto che strizzava l'occhio a un mondo, ma proprio un prodotto a tutti gli effetti. Allora io passerei a condividere lo schermo, così magari scorrono anche delle immagini. Ok, vedo che Perfetto, vediamo. Ok, vediamo perfetto. benissimo, grazie. Benissimo. E vabbè, questo è il logo dei fumetti dei musei, quindi. Allora, un secondo. Ok. E quindi dicevo, quindi con la Coconino Press Fandango abbiamo iniziato questo rapporto nel 2017 con una grande attenzione. Vedo qui tra i partecipanti anche nascosta anche Chiara Palmieri, che è un artefice, insomma, una delle persone che ha contribuito sin dall'inizio alla realizzazione di questo progetto, che ringrazio. E niente, quindi abbiamo, come detto inizialmente, dato totale e piena autonomia e libertà creativa, proprio per questo, perché vogliamo far vedere i musei come luoghi vivi e quindi farli percepire anche con un occhio differente da parte delle solite, diciamo, approccio che veniva in passato dato del museo, quindi come un luogo che doveva essere visitato con un percorso quasi obbligato, e non ci interessava questo, quindi abbiamo inizialmente chiesto alla casa editrice di realizzare 20 albi, poi sono diventati successivamente 51, come vedete sono sostanzialmente presenti in tutte le regioni. In questa mappa che vedete manca ancora la Sicilia, che invece sarà ora all'interno di una prossima edizione, che è in fase di realizzazione, di altri 17 albi, dove ci saranno anche degli istituti culturali in Sicilia. Questo perché non c'erano all'inizio, perché il Ministero non è competente sulla cultura siciliana, perché la cultura siciliana rientra tra quelle materie per cui una regione autonoma ha piena autonomia, quindi noi non abbiamo come Ministero musei in Sicilia, però ci sono degli archivi di Stato, e quindi ambienteremo, allargando un po' il concetto, però le prossime storie all'interno del
degli archivi di Stato, quindi completeremo sostanzialmente questo viaggio in Italia a fumetti in tutte le istituzioni museali. Ci sono appunto grandi musei, ma musei anche meno noti, quindi sono chiaramente tutti Pompei, gli Uffizi, la Galleria Borghese, il Parco Archeologico di Ostia Antica, ma anche dei musei meno conosciuti, e perché l'obiettivo è anche quello di valorizzare il sistema museale nazionale. Questo strumento quindi ha come finalità sia quello di promuovere l'arte del fumetto, promuovere l'educazione, quindi laboratori di la didattica museale, ma anche insomma era uno strumento anche per raccontare il sistema museale. E come è nato il progetto? Ma inizialmente abbiamo chiesto alla casa editrice di suggerire agli autori di aspettare di realizzare le proprie storie, di posticiparle a una, diciamo, a seguito di una visita stretta con i direttori dei musei. In alcuni casi sono state poi delle giornate in cui sono stati, in altri casi invece sono state delle visite, appunto, dove il direttore non soltanto ha raccontato la collezione, ma ha anche raccontato un po' quelle che sono le il dietro le quinte, no? delle storie di personaggi o anche di opere, dei dettagli poco conosciuti, che sono poi in molti casi anche diventati protagonisti o comunque sono stati messi al centro da parte degli autori all'interno delle loro storie. Questa sostanzialmente è stata l'unica indicazione che abbiamo dato alla casa editrice, che invece poi autonomamente ha individuato e selezionato gli autori e li ha in qualche modo orientati sui musei, tenendo conto di diverse sensibilità. In alcuni casi sono state poi delle richieste degli autori, in altri casi appunto c'è stata una un'indicazione più stretta da parte della casa editrice. Come dicevo, il progetto nasce anche come strumento di educativo, e per questo ha una certificazione del SED, che è il Servizio Educativi per la Didattica del Ministero della Cultura, e per noi questo è stato un aspetto abbastanza importante, proprio perché volevamo che accanto a appunto questa grande libertà creativa però ci fosse anche un rigore per far diventare a tutti gli effetti questo progetto un pezzo dell'attività laboratoriale dei fumetti. E così è avvenuto. Quindi che cosa è successo all'interno di questi progetti? Ci sono di questi fumetti, che appunto non ci vergogniamo di dire che sono bellissimi, perché poi hanno anche una veste grafica molto bella curata da uno degli autori, che è Lorenzo LRNZ, un autore che ha anche realizzato una delle storie, ma soprattutto ha anche creato tutta un po' la veste grafica e il design di questi oggetti, questi libri, che sono anche degli strumenti per le attività laboratoriali, perché oltre alla storia al proprio interno hanno delle sezioni in cui i musei si raccontano le proprie opere con dei linguaggi molto semplici, anche abbastanza circoscritti, e poi hanno tutta una possibilità di essere maneggiati e incentivano anche i ragazzi o insomma chi li compra a disegnare. E questo è il logo del fumetto, che si ispira alla civetta di Minerva. Ci sono tutta una serie di attività e di materiali che noi utilizziamo quotidianamente nella comunicazione, sia sul nostro sito sui social, dove il progetto è particolarmente attivo e cerca di seguire anche quelle che sono le attività più istituzionali del Ministero. Quindi cerchiamo di inserire anche la comunicazione del progetto in tutto quello che diciamo avviene normalmente e viene realizzato dal museo, dal Ministero. Come dicevo, sono 51 volumi che hanno appunto questo obiettivo di far scattare questa scintilla nei ragazzi e far vedere il museo come un luogo dove si può entrare. Qua mi piace ricordare anche proprio uno degli autori che purtroppo ci ha lasciato, che è Andrea Paggiaro, Toro Pettinato, che nella sua storia racconta proprio l'ingresso all'interno di un museo del personaggio, del protagonista, semplicemente perché non andando a scuola di fatto piove e vede la prima porta che gli si presenta davanti è un museo, e dice infatti il suo protagonista, questo Neri, dice chissà come facevano gli antichi quando pioveva, visto che non erano stati inventati i musei. Cioè, questo è un po', secondo me, lo spirito che appunto che Tono Pettinato ha interpretato perfettamente, cioè di far vedere il museo come un luogo dove si può entrare, dove un luogo dove
Peraltro per i ragazzi c'è anche un ingresso gratuito fino a 18 anni e poi 2 euro fino a 25 anni, quindi un luogo che deve essere sempre di più un luogo della quotidianità, questa è la finalità, e quindi dove ci si può andare per vedere un'opera, per andare a guardare i libri all'interno del bookshop, per semplicemente farsi delle foto davanti a da ripostare sui social. Cioè lo spirito è proprio di aprire i musei e slegarli da un concetto invece che li vede un po' come dei luoghi. Poi chiaramente questo non deve essere sostitutivo, è anche un qualcosa di più per avvicinare. E quindi dicevamo sui fumettisti, qui ci sono un po' di foto che sono all'interno della prima edizione, sono molti, sono appunto 52 autori, sono 51 albi, però poi ci sono dei duo o comunque delle ripetizioni di auto, quindi sono 52 autori che quello che a me piace un po' dire è che proprio perché sono appunto la casa editrice ha fatto un lavoro egregio sia nel tirar fuori non soltanto le matite più note del fumetto italiano, ma di scommettere anche su dei nuovi artisti o magari su degli artisti che non propriamente ancora magari non avevano pubblicato un fumetto a tutti gli effetti, che avevano avuto delle collaborazioni e quindi sono usciti fuori degli stili e dei linguaggi molto differenti che appunto c'è una generazione variegata, perché ci sono artisti molto giovani e artisti invece più affermati, e quindi è quello che esce fuori è un po' anche una sorta di una sorta di atlante della scena contemporanea del fumetto italiano, proprio per tante differenze che ci sono all'interno di questa collana. Della casa editrice vi ho parlato, e questo progetto, secondo me, una cosa molto importante è stata che è come la famosa palla di neve lanciata che poi pian piano incomincia a rotolare e diventa sempre più grande. Ha avuto tantissime evoluzioni, inizialmente anche inaspettate, cioè da dirlo, che tra cui questa che è la nascita del fondo dei fumetti nei musei, perché con la prima esposizione che abbiamo fatto all'Istituto Centrale della Grafica nel lancio, insomma nel 2018, abbiamo realizzato una mostra all'istituto, e poi al termine tutti gli autori hanno di fatto donato le opere che erano in mostra, che erano sia le stampe ma in alcuni casi anche alcuni bozzetti dei lavori all'istituto centrale, e ci siamo accorti in quell'occasione, cioè almeno io veramente sono rimasto abbastanza stupito, che il Ministero della Cultura di fatto non aveva all'interno della collezione del patrimonio culturale un fondo dei fumetti, cioè non c'era proprio questa presenza. Alcuni musei avevano all'interno delle proprie collezioni qualche, però non c'erano degli idee regionali, quindi è nato sostanzialmente anche grazie a questo progetto il primo fondo fumetti del Ministero. Come vi dicevo, la comunicazione delle varie mostre, abbiamo cercato di utilizzare tecniche e linguaggi differenti, sempre con un'attenzione a qui abbiamo per esempio fatto dei voli con dei droni all'interno della mostra, simulando un po' il videogame, perché ci interessava anche aprire il discorso con il videogame per eventuali future evoluzioni. Chiaramente il progetto è stato protagonista durante il lockdown, in cui tutti gli albi sono stati messi a rotazione gratuitamente sul sito, sui siti. Sono stati realizzati diversi laboratori con bambini, che hanno, diciamo, attraverso gli autori dei fumetti dei musei realizzato delle storie, o semplicemente hanno visto quante professionalità ci sono poi dietro la realizzazione di un fumetto. E poi anche un aspetto molto importante è stato il fatto che il Ministero degli Esteri ha riconosciuto l'importanza di questo progetto anche per raccontare la vitalità della lingua italiana, quanto la lingua italiana è comunque in grado di adattarsi nel tempo, di rinnovarsi, di creare delle nuove parole, nuovi linguaggi, nuovi mezzi. E quindi è stato selezionato per partecipare alla Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, e nel 2020 noi abbiamo fatto una tiratura straordinaria, in cui tutta la collezione è stata inviata agli istituti di cultura italiana nel mondo, alle ambasciate, alle scuole di italiano, e abbiamo realizzato anche una serie di webinar
dove gli autori si confrontavano con i direttori sostanzialmente dei musei proprio per far vedere quali sono state le connessioni. Abbiamo anche in questa occasione realizzato una serie di mini documentari che ci interessava appunto mettere l'accento proprio su quelle che sono le tante professionalità, quindi i mestieri del fumetto. Questa serie è attualmente visibile su RaiPlay e anche sui canali nostri del Ministero, e sono delle interviste doppie che abbiamo voluto mettere a confronto, insomma, sempre due professioni, un artista e magari anche in questo caso era all'interno della settimana della lingua, quindi ci sono stati anche dei linguisti, traduttori, colorist, insomma, diverse professionalità. Ok, il progetto, come dicevo, è un invito anche a disegnare sui social, quindi noi rilanciamo quello che le diverse persone ci inviano, prendendo spunto da una pagina del fumetto che ha proprio delle vignette preimpostate che vengono poi messe online. E come dicevo, abbiamo realizzato diverse mostre. Abbiamo realizzato due mostre all'Istituto Centrale della Grafica in occasione del lancio delle due edizioni, quindi nel 2019, nel 2018 e nel 2020. Abbiamo un'altra mostra al Santuario dell'Ercole Vincitore a Villa d'Este a Tivoli. Questa mostra purtroppo è stata un po' sfortunata perché nel momento dell'inaugurazione di fatto poi si è dovuta chiudere, però ha recuperato successivamente perché si è trovata dopo il lockdown aperta proprio nel momento in cui stavano ripartendo le visite anche dei ragazzi. E poi un ultimo aspetto molto importante del progetto è questo che vedete, gli autoritratti degli Uffizi, perché qui è una doppia importanza. Uno, perché abbiamo realizzato una mostra a Lucca Comics and Games, con cui siamo molto strettamente legati, anche perché appunto il progetto nel 2018, appena uscito, è stato premiato con uno dei premi più importanti per la migliore iniziativa editoriale dell'anno, una sorta di Oscar del fumetto che è stato attribuito, insomma, al progetto Fumetti nei Musei. E successivamente abbiamo chiesto a tutti gli autori di realizzare un autoritratto di se stessi. Questo ritratto, in questa mostra, abbiamo curato io appunto e Chiara Palmieri, che citavo prima, a Lucca, poi è stata completamente donata alle Gallerie degli Uffizi, che hanno acquisito tutti gli autoritratti e li hanno inseriti all'interno della più importante collezione di autoritratti al mondo, che vede appunto gli autoritratti del maestro del Rinascimento fino all'arte contemporanea, che non aveva anche in questo caso la presenza o un nucleo di artisti del mondo del fumetto. Ora c'è a breve, nella prossima imminente riapertura delle nuove sale degli Uffizi, dovrebbe essere nei primi mesi del 2023, questi autoritratti saranno esposti, e quindi ci sarà un dialogo molto, insomma, interessante, poi da vedere come sarà fatto e realizzato l'allestimento tra appunto questo mondo e quello dell'arte classica. Però anche questo è un'evoluzione aggiuntiva, perché siamo passati dal fondo del fumetto dell'Istituto della Grafica a proprio entrare all'interno della collezione di uno dei musei più importanti al mondo. Abbiamo realizzato un'altra mostra a Torino, che si è conclusa proprio da pochi giorni, con dei numeri sorprendenti, perché ci è stato appena detto che sono state 100.000 le persone che hanno visitato questa mostra, un numero, insomma, di cui siamo molto soddisfatti. E questa per noi era un primo esperimento, perché mentre nelle altre occasioni abbiamo sempre esposto o il progetto nella sua totalità, o comunque la prima edizione o la seconda, questa volta abbiamo cercato di tirar fuori una selezione di opere. Abbiamo preso spunto dall'opera, dal disegno che dal fumetto, scusate, che era stato realizzato dalla canottiere per i Musei Reali, che vedeva la presenza di un fantasma, di un fantasma di un principe all'interno dei musei. E quindi abbiamo fatto una selezione di tutti i fumetti, sono 20, che al proprio interno hanno il tema dei fantasmi e altri misteri. E questo è un primo passo che vorremmo anche esplorare in futuro con anche altre
tematiche per fare delle mostre un po' differenziate per allargare ancora di più la platea. Anche quest'altra mostra che si è tenuta a giugno in Tunisia, nel Museo di Tunisi, anche qui è stato l'attivismo dell'Istituto di Cultura Italiano Locale che ha voluto proprio portare questa mostra. E ultimamente, proprio oltre ad oggi, con questo per noi molto importante appuntamento, l'ICOM, che veramente ringrazio perché è un passo ulteriore a far comprendere come il fumetto e questo progetto possa contribuire alla valorizzazione dei musei e come appunto il linguaggio del fumetto sia anche un mezzo utile per parlare a alcuni, insomma, alcuni soggetti che magari l'istituzione museale non sempre è in grado di raggiungere. Non parlo soltanto a livello generazionale, no? Perché appunto la forza di questo progetto è che in realtà nasce come finalizzato un po' ai laboratori didattici, ma poi invece trova un pubblico oltre quella una determinata generazione, no? Certo, e quindi appunto abbiamo presentato il progetto al Museo Centro Belga del Fumetto. In questi giorni è stato presentato a tutti i partecipanti di questo importante momento di approfondimento che c'è a Napoli, organizzato dalla Fondazione Morra Greco, appunto sull'educazione, sulle attività educative. E questa è l'ultima slide che vi presento, è questa della terza edizione. Come dicevo, ci sono 17 nuove storie, questi sono i musei che saranno coinvolti, quindi dal Maxi dell'Aquila al Museo Nazionale di Matera, al Parco Archeologico di Sepino, al Parco Archeologico di Sibari, la Pinacoteca di Siena, Palazzo Reale di Napoli, l'Archivio di Storia di Argento, che dicevo, e anche quello di Palermo proprio per la Sicilia, al Museo di Via Tasso. Ora poi magari questo non voglio diciamo andare oltre nel anticipare qualcosa che sarà di una comunicazione successiva anche nell'associazione di quelli che sono i fumettisti, però ecco, io immagino che anche questa terza edizione sarà una edizione molto molto bella. Personalmente, per me il progetto è stato molto importante proprio per quello che dicevo all'inizio, cioè perché ha avuto tantissime evoluzioni ed è stato riconosciuto e apprezzato soprattutto nel mondo del fumetto, e quindi questo è stato un obiettivo molto molto importante su cui il Ministero ha chiaramente a questo punto investito e sta continuando a farlo. Io terminerei qui la mia presentazione, spero di non essere stato troppo lungo. Però... No, Matti, è stato molto molto interessante seguirti in questa presentazione, e una nota che aggiungerei proprio su quest'ultima che hai detto è il rigore che emerge chiaramente nella presentazione che ci hai fatto, no? Quindi il rigore nel rispettare le professionalità, ad esempio l'indipendenza comunque della casa editrice, così come la volontà dei fumettisti stessi, e riuscire quindi dall'altra parte però a rispettare il museo, quindi far incontrare, no, i fumettisti con i direttori e capire un po' dietro le quinte. Quindi non so se Adele vuole aggiungere qualcosa, perché poi so che forse non potrà essere con noi per tutta la durata dell'incontro, e quindi prima di dare la parola alla Reggia di Caserta sentirei un attimo la nostra presidente. Volevo aggiungere anch'io che ho trovato molto molto interessante questa presentazione, che restituisce anche la forza di questo progetto, sia per il numero degli autori coinvolti e dei musei che hanno partecipato. E trovo anche molto interessante questo, la vostra idea di far nascere ogni progetto, ogni creazione da un colloquio, da un'intesa con il direttore del museo, che naturalmente conosce tutte le potenzialità anche espressive delle collezioni, dei musei, quindi e allo stesso tempo diventa anche per il direttore una forma di rinnovamento, di apertura verso strumenti diversi. Insomma, devo dire che in questi ultimi anni i musei hanno fatto dei passi enormi in tal senso. Credo che fino a 10 anni fa non potevamo neanche immaginare che i musei italiani producessero videogiochi, che producessero fumetti, che quindi
che si aprissero a una serie di tecnologie e di linguaggi nuovi. Quindi, senz'altro, questo progetto mi sembra veramente tra le cose più rilevanti e interessanti che il Ministero della Cultura ha effettuato negli ultimi anni. Grazie ancora Mattia Morandi. Io prendo un piccolo gancio proprio dalla sua presentazione, perché all'inizio, parlando anche del pubblico, dei giovanissimi, dice sì, magari a volte nei musei abbiamo utilizzato i fumetti come indicazioni per le regole di cosa si può fare e cosa non si può fare. Ecco, forse questo mi sembra proprio appropriato per vedere un nuovo modo in realtà di chiedere agli utenti come comportarsi, proprio con la reggia di Caserta, con le cronache semiserie di Menino, e abbiamo il piacere di avere con noi sia Antonella Giannattasio, che inizierà appunto la presentazione, che è la responsabile dei servizi di pubblica relazione, accoglienza e rapporto con il pubblico, che è Davide Racca, che ha proprio disegnato Menino. Quindi Antonella, a te la parola. Sì, grazie Barbara, buonasera a tutti. Noi nel marzo del 2020, quindi primo lockdown, abbiamo avviato una riflessione all'interno del museo su impulso ovviamente del direttore Tiziana Maffei, proprio perché il museo necessitava di un nuovo regolamento di visita che tenesse conto delle esigenze attuali del museo. Però abbiamo voluto lavorare sul regolamento non in quanto elenco di prescrizioni, di divieti, ma come uno strumento di partecipazione. E quindi abbiamo pensato di renderlo più accattivante, di avvicinarlo al pubblico e di illustrarlo attraverso l'utilizzo dei personaggi della Reggia di Caserta, dei personaggi storici realmente vissuti qui alla Reggia di Caserta, e attraverso la creazione di un personaggio che è appunto nato dalla matita di Davide Racca, ma che è nato dalla collaborazione, devo dirlo, di tutto lo staff del museo. Noi abbiamo pensato di coinvolgere un po' tutti i colleghi, abbiamo delineato quelli che potevano essere i tratti di questo personaggio e quindi abbiamo pensato ad un guascone irriverente che potesse essere un bambino ma anche un adulto, qualcuno che potesse avere un po' i tratti del ragazzaccio, diciamo così, ma che potesse ricordare anche i regnanti, i giovani regnanti dell'epoca. E abbiamo appunto chiesto ai colleghi di condividere con noi le proprie idee in proposito e di proporci dei nomi, di proporci delle tipologie, delle caratteristiche. Ed è così nato Menino. Menino perché insomma, c'era una curiosa abitudine all'epoca di affiancare ai principi ereditari dei ragazzini, dei compagni di giochi, ma che fossero anche compagni di scorribande, che fondamentalmente si prendessero la colpa di tutto quello che faceva anche il principe, e quindi che si assumessero la responsabilità e di conseguenza anche le punizioni. E appunto Ferdinando qui in Reggio aveva probabilmente questo compagno di giochi che era detto il Menino o il Menigno, e qui, da qui appunto Davide Racca ha realizzato, prendendo un po' le caratteristiche della Reggia, dei regnanti dell'epoca, il nostro Menino. Noi lo abbiamo appunto affiancato, lo abbiamo creato insieme al nostro regolamento di visita e affiancato il regolamento di visita con una serie di vignette che Davide dopo vi mostrerà, che ci sono state, diciamo, utili non solo per educare al patrimonio e per avvicinare al patrimonio, ma anche per farlo conoscere, perché abbiamo utilizzato le caratteristiche del patrimonio della Reggia di Caserta all'interno di queste vignette, di queste rappresentazioni, per farle conoscere al pubblico nei tratti più simpatici. Molto spesso Menino ha adottato dei comportamenti irrispettosi, esasperandoli, proprio perché volevamo suscitare nel nostro pubblico quasi un senso di disapprovazione, ma disapprovazione spesso anche divertita, disapprovazione ironica. E poi Menino però ha continuato con la sua storia all'interno del museo, perché è un personaggio che è piaciuto molto, lo abbiamo poi presentato attraverso i nostri social, con una rubrica, con delle vignette, abbiamo coinvolto il nostro personale anche di custodia e di assistenza all'interno del museo per segnalarci quelle che potevano essere delle
leggende metropolitane o comunque delle fantasie che aleggiano all'interno della Reggia di Caserta o del parco, che storicamente vengono tramandate, un po' anche per rileggerle, per smontarle, per dar loro una rilettura. E poi più recentemente sono nate le prime audioguide per bambini della Reggia di Caserta, che hanno Menino non solo come personaggio, quindi come rappresentazione grafica, ma hanno la voce di Menino. Grazie al concessionario Opera Laboratori a Sillabe, che ha creato questa audioguida, i bambini vengono portati alla scoperta del Palazzo Reale da Menino e Re Carlo. Menino ovviamente fa la parte del guascone irriverente, che quindi chiede, fa domande buffe a Re Carlo, suppone, fa supposizioni assurde rispetto alle sale, rispetto agli oggetti, rispetto al patrimonio. E Re Carlo, che ha quindi questa funzione invece educativa, di verità, di storia, di portare Menino con i piedi per terra. E noi abbiamo utilizzato Menino un po' anche per prenderlo in giro e per sensibilizzare il pubblico al rispetto del patrimonio, soprattutto al rispetto del Museo Verde. La Reggia di Caserta ha un importante Museo Verde che necessita di una grande tutela e salvaguardia, e quindi abbiamo pensato che Menino potesse essere lo strumento giusto per avvicinare anche i giovani e giovanissimi che frequentano molto il nostro Parco Reale, che è una vera risorsa per il nostro territorio, e quindi per avvicinarli al concetto di cura, al concetto di rispetto, in una maniera divertente che non fosse appunto una maniera tradizionale classica. Ovviamente Menino non finisce qui, nel senso che noi con tutto il gruppo di lavoro della Reggia di Caserta, l'ufficio comunicazione, ma anche gli altri uffici della Reggia di Caserta, lavoriamo con Menino e su Menino per cercare di dare lui sempre nuove declinazioni e nuove occasioni per essere uno spunto di riflessione, di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio della Reggia di Caserta. Però ecco, io vorrei mostrarvelo, quindi lascio la parola a Davide Racca, che è colui che l'ha disegnato, insomma. E quindi affinché insomma possiate vedere anche voi quello che mi preme dire, è un lavoro fatto all'interno del museo dal personale del museo. Siamo riusciti con le nostre forze, collaborando, a creare testi, immagini, a trovare le ispirazioni, a trovare gli strumenti, i veicoli, senza, diciamo, cercando di concentrare i nostri sforzi al nostro interno e sfruttando le risorse che appunto questo museo ha. Quindi lascio la parola a Davide perché insomma possiate vedere il nostro Menino. Grazie. Sì, salve a tutti. Grazie Antonella, grazie Barbara. È stato un piacere per me, realizzare questo, questo personaggio. Come diceva Antonella, è stata una collaborazione a tutti i livelli. E quindi, ha significato anche la partecipazione, la creazione di una sorta di mascotte, oggi lo possiamo dire forse, in cui questo monello, si diverte e in qualche modo a noi che lo realizziamo ci fa anche divertire, devo dire. Questo rende piacevole anche il lavoro museale, oltre alle tante mille cose che si fanno in un museo. Quindi, lavorare e fare queste cose in qualche modo dal di dentro, diversamente dall'esperienza che ci è stata appunto mostrata da Tor Morandi, posso dirlo tranquillamente, è anche una forma di grande piacere, oltre che insomma un impegno collettivo. Vi presento, condivido lo schermo, Barbara, con un video di presentazione di come in qualche modo questo disegno è stato declinato e quindi con... con un video... Ok, intanto ti confermo che vediamo il tuo schermo e vediamo bene anche il video, grazie. Perfetto, ti ringrazio molto. E il personaggio Menino, tra animazioni GIF e comic strip, appunto non è stato soltanto illustrativo,
di un regolamento di visita, cioè di quello che non si può fare, ma in qualche modo è stato declinato anche secondo delle gag realizzate proprio in bianco e nero. Io ho guardato molto a Osvaldo Gavandoli, no? La linea, anche se insomma con esiti assolutamente diversi. Però perché mi divertiva questo aspetto, come dire, paradossale e giocoso della linea, come avete visto, queste sono sulla nostra destra, sono delle, appunto, delle prime GIF realizzate sugli atteggiamenti e le monellerie di Menino. Qui ancora che si diverte saltando su nel prato, insomma, nelle varie situazioni che qualche volta si vedono anche, diciamo, nel nostro parco, ecco. Quindi c'è poi un'altra declinazione che è quella della Reggia a fumetti, quindi abbiamo realizzato queste strip a quattro riquadri. Ovviamente sono delle strip che hanno la funzione proprio di andare sui social, quindi su Instagram hanno trovato una loro collocazione precisa, ben definita, devo dire, da un punto di vista dell'esito e anche dei riscontri, dei numeri, però ovviamente sono state estese un po' a tutti i social, insomma. Però, come dire, questo tipo di immagine ha funzionato molto molto bene su Instagram. Oggi lo stiamo declinando ancora Menino con delle nuove animazioni che serviranno anche e soprattutto per rilanciare, come dire, TikTok. Ritorno a voi. Non so se volevi mostrarci anche qualche vignetta oltre quelle. Sì, ci sono anche delle vignette, e le vignette ovviamente appunto hanno a che fare con quelle che Antonella diceva, sono i miti, come dire, inossidabili da sfatare, oppure delle domande o affermazioni bizzarre ascoltate in museo dalle nostre, diciamo, sentinelle, che sono tutti colleghi che lavorano all'interno del museo. E ad esempio mi viene in mente questa del criptoportico al bagno di Venere, dove diciamo Menino si sente di tutelare dei visitatori che vogliono visitare questo criptoportico realizzato nel Settecento sul modello dei ruderi romani. Dice di non entrare assolutamente perché tutto sta accadendo, ovviamente è ignaro che non... E questo è capitato realmente, però allo stesso tempo ci permette poi di descrivere e di abbordare una conoscenza anche per i più giovani di cose del nostro patrimonio. Poi, diciamo, la cosa può prendere, diciamo, le vignette hanno preso anche una piega anche più di rispetto del verde, ad esempio con questa, dove abbiamo questa magnifica, nel giardino inglese, questa magnifica maclura pomifera che è cresciuta praticamente adagiandosi a terra e spesso è presa insomma di mira da più, pensando che ci si possa sedere tranquillamente. Fare i picnic, ma questo non è possibile, è come dire una sorta di monumento e quindi, come dire, reagisce anche l'albero. Ne abbiamo altre, adesso mi viene in mente questa che era una curiosità di nella sala, una delle sale più grandi, la sala di Alessandro, nel palazzo Reale. Spesso un candelabro è stato confuso per un appendiabiti, ecco, e il candelabro ovviamente si sente anche un po',
anche un po' risentito, grazie, data la sua nobile diciamo funzione. Quindi, come dire, siamo all'interno di un fumetto che nasce appunto dall'interno per effettivamente avere uno scopo, devo dire, didattico sicuramente, e insomma far filtrare anche attraverso appunto linguaggi paradossali insomma il valore e l'importanza del nostro patrimonio. Bellissimo Davide, ti ringrazio per aver selezionato anche questi esempi che, essendo diversi fra loro, secondo me hanno dato anche conto di quelli che sono anche diversi obiettivi, oltre quello principale, appunto, in qualche modo di educazione e rispetto. Prima di passare appunto la parola a Palazzo Ducale di Mantova, vorrei sottolineare due aspetti che mi sembrano molto molto importanti in questo progetto. Il primo è quello della partecipazione attiva di tutto il personale del museo, quindi credo che progetti di questo tipo abbiano anche proprio un valore nel rafforzare i rapporti fra colleghi, il senso di identità, di appartenenza all'istituzione per la quale si lavora. E l'altro aspetto che mi preme sottolineare, appunto, e lo abbiamo visto con il criptoportico, è quello non solo di educare, come diceva Antonella, ma anche di far conoscere proprio il nostro patrimonio. E quindi credo che una delle potenzialità veramente di questo mezzo, declinato in tante forme diverse, come stiamo vedendo anche oggi, sia quello di non ridurlo solo a forse la motivazione iniziale che ci fa approcciare questo mezzo, ma costantemente tenere le antenne dritte per tutte quelle che possono essere anche obiettivi collaterali, a volte magari possono diventare anche più importanti di quello principale, e declinazioni differenti, come anche Davide ci stava accennando, di un prossimo menino su TikTok. Quindi vi ringrazio nuovamente e passiamo adesso all'esperienza invece di appunto Palazzo Ducale di Mantova con un'ulteriore appunto evoluzione. Qui parliamo di un webcomic, io non mi addentro ulteriormente sul tema perché non ne sono competente, ma abbiamo la fortuna di avere con noi il direttore Stefano Loccaso e i due autori appunto di Isa, e anche qui non aggiungo null'altro, Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli, che ci guideranno un po' in un dialogo su quest'altro bellissimo progetto. Prego direttore. Buonasera a tutti, grazie. Mi spiace che non funzioni la telecamera, questo fondo nero spero che non spaventi. Allora, semplicemente non mi funziona la telecamera, credo che il computer sia stufo di vedermi qua in ufficio. Io intanto Rita possa condividere intanto il suo schermo, così possiamo seguirla mentre lei ci parla con alcune immagini di Isa. E mi piacerebbe magari con Lorenzo e con Rita poi anche interloquire e non fare un monologo, quindi l'invito a intervenire in qualsiasi momento. Intanto voglio iniziare con un complimento a Caserta, perché mi sembra un progetto molto bello, e l'idea che un progetto nasca anche con il personale, che veda la collaborazione del personale, mi sembra un'idea splendida, quindi davvero, davvero complimenti. Il nostro approccio nei confronti delle marachelle dei turisti sono molto più tradizionale, filo spinato, alta tensione, cecchini, le solite cose, insomma, ecco. Per quanto riguarda questo esperimento mantovano, esso nasce dall'esperienza della quale ci ha parlato a lungo Mattia Morandi dei fumetti nei musei, un'esperienza bellissima secondo me, perché che ho vissuto anche in prima persona. All'epoca ero al Polo Museale della Lombardia e ho avuto la fortuna di avere Altan, che ha disegnato Acqua Passata, se non ricordo male questo è il titolo, del fumetto dedicato al Castello di Sirmione, un fumetto davvero molto bello, e quello è stato in qualche modo la scintilla che mi ha fatto pensare a un prodotto che fosse però diverso rispetto a questa serie di album che monografici ma a stampa e chiusi. Volevo qualche cosa di più moderno che dimostrasse allo stesso tempo come il fumetto sia una forma d'arte viva, fondamentale per il nostro per la nostra epoca, e credo che in qualche modo le celebrazioni di cui ci ha parlato Mattia Morandi lo dimostrino al 100%, ma volevo anche in qualche modo un fumetto
che ci permettesse di comunicare con un tipo di pubblico diverso. La forza appunto del fumetto è quella di avere una narrazione dinamica, quella di poter parlare a un pubblico diverso, a un pubblico più giovane rispetto a quello consueto nei musei, ma forse anche la capacità di mostrare diversamente il museo al pubblico che già il museo lo conosce e quindi di presentarlo sotto una chiave, una lettura diversa. Peraltro sarebbe anche molto interessante investigare in qualche modo le dinamiche che sottendono il fumetto come sceneggiatura, come disegno rispetto all'arte antica, perché ci sono molti elementi in comune che sarebbe interessante, di cui sarebbe in qualche modo interessante provare in maniera eziologica a ricercare le origini. Questo desiderio ha portato alla volontà di raccontare appunto diversamente il Palazzo Ducale di Mantova attraverso un webcomic per ragionare sui contenuti e sui metodi narrativi del museo, e credo che questa esperienza ci possa portare anche a riflettere poi sulla comunicazione quotidiana nei confronti del nostro visitatore. Quindi non è soltanto un esperimento che rimane lì, un bel esperimento premiato di grande successo con un enorme riscontro di pubblico, ma che rimane lì. Credo che questa esperienza appunto ci possa aiutare a dialogare meglio con il nostro pubblico. E da questo punto di vista credo che ci sia stata anche una grande crescita interna da parte del museo nel confronto con questa creazione. Una volta deciso appunto di utilizzare il fumetto come un nuovo modo di presentare il Palazzo Ducale, in particolare provando a ragionare su un personaggio eccezionale come Isabella d'Este, nota all'epoca come la prima donna del Rinascimento, presi contatto con Chiara Palmieri di Rulez, che all'epoca lavorava con Coccoino e con la quale avevo avuto modo di lavorare egregiamente per la serie appunto dei fumetti nei musei, e Chiara con la quale parlammo, e poi fu coinvolto immediatamente anche Alessandro Sartori, il nostro funzionario della comunicazione, mi propose di coinvolgere, appunto di affidare la progettazione, l'esecuzione di questo fumetto a Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli, che sono qui questa sera con noi. Quello che volevamo era non un fumetto a stampa, un albo come era stato già realizzato, bensì una serie di strisce che potessero settimana dopo settimana fidelizzare il pubblico, presentare il palazzo sotto una luce diversa, e in qualche modo io pensavo alle vecchie strisce nei quotidiani, nei settimanali, da Cuore a Linus, alle tante esperienze che magari hanno contraddistinto un po' la nostra infanzia e adolescenza. Quando abbiamo iniziato a parlare con Lorenzo Ridel, abbiamo parlato qua in Palazzo Ducale, poi abbiamo fatto anche qualche giro insieme in palazzo per mostrare i luoghi di Isabella d'Este. Io devo dire che il risultato ha superato enormemente le aspettative. Gli autori, dal mio punto di vista, sono stati veramente bravissimi a interpretare quello che erano le nostre necessità. E se io forse posso vantare il merito di essere stato all'epoca il padrino di questa iniziativa, loro sono certamente il padre e la madre di questo fumetto Isa, e sappiamo bene poi che quando fai un figlio non sai mai chi ti metti in casa. Quindi Isa a sua volta ha preso la sua vita, la sua strada, e oramai, insomma, e poi tra l'altro anche la fortissima personalità di Isabella d'Este, che da questo punto di vista abbia molto aiutato gli autori, ma spero che poi loro vogliono anche un po' entrare nel dettaglio rispetto a questo argomento. E quindi che cosa è successo? È successo che abbiamo immaginato una serie, mi pare, di 24, se non ricordo male, no? 24 puntate settimanali che sono state pubblicate sui social, un sito dedicato curato da Rulez, di Chiara Palmieri, che ha promosso questo bellissimo fumetto. Abbiamo avuto anche la preziosa collaborazione di Lorenzo Bonoldi, che poi Lord Bonold, prima forse mi pare di averlo visto collegato in questa riunione, che ha come dire, tenuto desta l'attenzione sui social per questo fumetto, e che poi ha collaborato anche nella sua versione a stampa, perché il fumetto ha avuto un successo tale che poi appunto è diventato anche un libro con delle strisce inedite.
delle session edite e con dei commenti che in qualche modo poi ci spiegano che cosa è esistente e cosa è inventato. Questo perché? Perché io devo dire che sono rimasto sorpreso dalla preparazione e dalla bravura con cui Lorenzo e Rita hanno studiato la figura di Isabella d'Este e poi l'hanno reinterpretata, cioè hanno unito in qualche modo filologia e fantasia e miscelandole in maniera eccezionale, per cui si può dire che le licenze poetiche sono ampiamente dichiarate, sono evidenti, ma dietro si può apprezzare una conoscenza notevole della storia attraverso le fonti, la lettura di libri, quindi c'è come dire, una preparazione dietro che poi è stata in qualche modo rivitalizzata attraverso il fumetto che ha ridato vita a questo personaggio, facendocelo, come dire, restituendocelo come un personaggio sia anacronistico, ma anche straordinariamente ancorato al suo tempo. Quindi questa Isabella d'Este che gira con il cellulare, perché lei era effettivamente più avanti del tempo in cui viveva, era una donna che in qualche modo si è ribellata al ruolo che le donne avevano all'epoca, era una donna che certamente poteva farlo perché era una nobildonna, una donna di notevole preparazione culturale, un personaggio quindi eccezionale per l'epoca, ma che qui insomma davvero risalta in maniera notevole. Quindi uno studio notevole dietro questo personaggio, dietro questi fumetti, che ha portato a queste uscite settimanali per 24 settimane consecutive, con una brevissima pausa, ma anche con poi delle uscite straordinarie. E non soltanto sui social, ma anche poi sul quotidiano locale, perché la Gazzetta di Mantova settimanalmente pubblicava la striscia di Isa, che ha avuto un successo notevolissimo anche a livello locale. Io vado nei bar e mi ringraziano perché abbiamo promosso questa iniziativa. E poi accompagnata appunto da un commento che voleva spiegare, raccontare quello che era il suo strato storico, cosa effettivamente era preso dalla storia, quali ambienti erano riconducibili agli spazi del Palazzo Ducale e laddove iniziava invece appunto la licenza poetica e la creazione di Lorenzo e di Rita. Io veramente sono rimasto colpito dalla bravura con cui hanno interpretato quelle che erano le nostre intenzioni, e credo che sia esclusivamente merito loro aver avuto anche un riconoscimento pubblico, qual è il premio Buscarato, come migliore webcomic dell'anno a Treviso poche settimane fa, giusto? Sì, esatto. Ecco, e quindi io spero che ci sia un sequel, perché o un prequel o quello che volete, perché ormai in qualche modo questo personaggio ci ha preso la mano e ci sono forti aspettative perché questa serie a fumetti abbia un seguito. Io davvero vorrei ascoltare loro perché mi hanno incantato con l'arguzia e con la grazia con cui sono riusciti a descrivere questo personaggio storico, che per Mantova è iconico, un personaggio noto anche all'estero e che quindi abbiamo scelto in qualche modo come portabandiera della cultura gonzaghesca e mantovana in senso più lato. Vai, vado prima io, vai prima tu, Rita. Vai, Lorenzo. Grazie, Stefano, buonasera a tutti. Non ti abbiamo voluto interrompere, Stefano, ma perché insomma sentirti ascoltare è sempre, poterti ascoltare è sempre un piacere. E devo dire che nel mio caso è stato anche il primo contatto che ho avuto con Isabella d'Este. Io sono arrivato a Palazzo Ducale di Mantova ammettendo di sapere poco su questo personaggio su cui ci hanno proposto di lavorare, e il mio primo racconto è stato appunto da parte di Stefano, che devo ammettere che in questo caso, in questa sede ufficiale, è stato particolarmente, come si può dire, positivo la rappresentazione di Isabella d'Este. Sappiamo io e Rita che Stefano ha anche delle opinioni più dure verso questo personaggio, diciamo, molto sfaccettato. E quindi, diciamo, è stato, devo dire, per un certo punto di vista, per me, proprio per dire la mia, facile,
lavorare su quella che poi è diventata ISA, perché ho avuto la possibilità appunto di confrontarmi con Stefano, con Lorenzo, che appunto che è stato nominato prima, Lorenzo Bonoldi, che è anche lui nascosto qua tra le persone che ci seguono, che ci ha fatto da consulente storico, artistico e ha curato il profilo social di ISA, lo cura tuttora. Dico che è stato facile perché Isabella d'Este è un personaggio incredibile. Io ammetto che dopo quella prima giornata a Mantova, in cui appunto abbiamo seguito i racconti, abbiamo fatto la visita, io poi ho passato una settimana a raccontare a tutte le persone che mi trovo, ma lo sapevi che Isabella d'Este faceva questo e faceva quello e poi si era inventata questa cosa? Quindi devo ammettere che appunto è veramente un personaggio. La prima cosa che ho pensato è incredibile che non sia stata usata poi così tanto nella fiction, se penso piuttosto ai Borgia o ad altre famiglie o altri personaggi dell'epoca. Su Isabella d'Este non c'è moltissimo nella cultura popolare, e invece c'è veramente ogni capitolo della biografia che io e Rita abbiamo letto, ci si poteva fare un film, ecco, per la quantità di cose che Isabella d'Este era in grado di pensare. Mi viene da dire che sono due le cose che per me sono state importanti su Isabella e sul progetto ISA dal punto di vista narrativo e che ho, diciamo, esposto subito quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto. Poi lascio invece a Rita invece tutta la sua prodezza grafica nel darle vita. Come dice giustamente Stefano, ISA a un certo punto ha preso vita ed è diventato parte della redazione del gruppo editoriale, perché era una presenza che poi ci siamo portati dietro e che ci diceva cosa fare. Le due cose sono per me il fatto che fin da subito non volevamo fare un fumetto biografico, fare una storia che semplicemente ripercorresse la vita, ma lavorare su un'idea di ritratto narrativo, quindi cercare di rappresentare Isabella d'Este come carattere, come tipologia di persona, inventiva, ingegno. Dal lato positivo e negativo, è un personaggio molto sfaccettato, e non invece semplicemente mettere in scena gli eventi della sua vita. Quindi l'idea, appunto, come diceva Stefano, delle strisce, delle strip autoconclusive, ci sembrava la formula migliore per creare un mosaico che facesse vedere tutti i lati della sua personalità, più che semplicemente elencare i fatti importanti della sua vita. L'altra cosa invece è il lato, diciamo, anacronistico del personaggio, perché appunto, come penso possiate vedere dalle strisce che Rita sta facendo vedere, ci sono degli elementi non storicamente accurati, quindi il fumetto è un fumetto in costume, con i personaggi vestiti come erano vestiti all'epoca, ma Isa ha il computer, ha il cellulare, chatta con vari personaggi. E questo era per noi uno strumento narrativo, perché appunto Isabella d'Este era un personaggio fuori dal suo tempo, chiaramente non si trovava bene in determinati contesti, in determinate situazioni, perché lei era già avanti come ragionamento, come tipologia di rapporto con l'arte, la moda, e quindi volevamo comunicare narrativamente questa cosa mettendole in mano un cellulare. È l'unica persona nel fumetto che ha il cellulare, non. Gli altri personaggi non ce l'hanno e anzi chiaramente non sono in grado di usarlo, e invece lei chatta con tutti, riprendendo anche particolarità della sua persona. Era grafomane, aveva relazioni epistolari con il mondo tutto, e quindi vederla con un cellulare su WhatsApp ci sembrava la cosa più naturale. Ah, qui si vede che effettivamente no, un altro personaggio che usa il telefono con nonchalance è ovviamente Ludovico il Moro, che ci sembrava il suo contraltare maschile dell'epoca, cioè l'altro personaggio che all'epoca dimostrava un particolare ingegno e verve fuori dal tempo. Isabella d'Este, l'ultima cosa che volevo aggiungere era, prima cosa per noi, una ragazza. Lei si trasferisce a Mantova e si sposa quando aveva 16 anni, e volevamo anche un po' cercare di far uscire anche il lato adolescenziale, post-adolescenziale del personaggio, cercare di non renderla troppo nobildonna. Ovviamente avere 16 anni all'epoca non è come avere 16 anni adesso,
cercare un po' di darle la giovinezza che aveva e quindi avvicinarla anche alle persone adolescenti di oggi. Questi sono un po' i lati che per noi sono stati fondamentali fin dall'inizio e messi in fila hanno veramente dato vita poi a quella che è ISA, che si è praticamente scritta da sola. Rita, lascio a te la seconda parte. Allora, grazie intanto Lorenzo, grazie Stefano e grazie a tutti voi che ci state ascoltando. In realtà per me non è un caso che siamo qui a parlare di fumetti e di musei e non è un caso che stiamo parlando di ISA dopo fumetti nei musei perché appunto ISA deriva tanto da quell'esperienza lì e secondo me è anche molto molto bello. Scusate, levo la condivisione. Secondo me è anche molto molto bello vedere questa continuità e questa evoluzione nei progetti. E io penso che tanto ISA quanto Menino sono dei progetti che nascono con un concetto di serialità che invece non apparteneva a fumetti nei musei. Nello specifico, ISA è un webcomic, che è un fumetto appunto che si legge sul web, quindi ha uno spazio appositamente dedicato che è la pagina, che è il profilo Instagram, ISA vince tutto e il sito web per chi giustamente non utilizza i social network e il sito web appunto isavincetutto.com. Nasce appunto come fumetto, come appuntamento settimanale che si può leggere liberamente. Quando l'abbiamo concepito, io e Lorenzo siamo partiti appunto dalla visita a Palazzo Ducale, siamo partiti da un meraviglioso dialogo con Stefano, con il direttore, che ci ha veramente introdotto a quello che era un edificio pieno di bellezza e di storia, io non so come definirlo altrimenti. E io come disegnatrice non c'era altra cosa che potessi desiderare se non trovarmi davanti a una tale bellezza e avere la possibilità di in qualche modo rapirla e inserirla a modo mio nei disegni. L'altra cosa che era una bellissima opportunità era il fatto di lavorare con Lorenzo Ghetti, perché Lorenzo, che lo so che adesso punta gli occhi al cielo perché gli faccio i complimenti, però se li deve meritare, perché in realtà è uno dei pochi disegnatori italiani, anzi dei pochi autori italiani, che ha una riflessione approfondita sul webcomic. E avere una riflessione sul meccanismo di lettura del fumetto e sul meccanismo di lettura del fumetto sul web è una marcia in più che ha avuto ISA. Tant'è vero che quello che è successo è che fin dalla prima visita di Palazzo Ducale io e Lorenzo ci siamo resi conto che la camera pitta, quindi diciamo la stanza affrescata dal Mantegna, si prestava perfettamente a una narrazione circolare e ad essere un carosello che ve lo ricondivido, è quello che poi ha caratterizzato il primo episodio di ISA. Quindi quando noi diciamo che ISA si è scritta da sola, in realtà c'è stata soltanto una fase iniziale di approfondimento storico che si è basato su tutta quanta una serie di letture che ha fatto Lorenzo Ghetti e di approfondimenti che ho fatto io sulla storia dell'arte e poi di un prezioso consulto sia con il museo, il direttore e appunto Lorenzo Bonoldi che è diventato il nostro consulente artistico e storico man mano che andavamo avanti, oltre che il nostro social media manager. Ma la verità è che a parte tutta quanta questa parte di documentazione sul personaggio, poi il primo episodio l'abbiamo visto, l'abbiamo immaginato già nel momento in cui ci siamo entrati dentro la camera degli sposi. E
E difatti Isa attraversa in quel senso di lettura proprio la camera degli sposi, le tende, i drappeggi che sono dipinti all'interno. Diciamo che poi da un punto di vista grafico il personaggio l'abbiamo immaginato come eternamente giovane, e anche su questo ci siamo appoggiati su tutta quanta una serie di dati storici, ovvero sul fatto che Isabella d'Este era una persona che manteneva il potere sulla propria immagine, ci teneva tantissimo a fare questo, tant'è vero che tanti dei suoi ritratti non sono stati fatti dal vivo, non la ritraggono nella sua reale età, ma la ritraggono a partire da altri ritratti da lei approvati e forniti agli artisti. Quindi diciamo che c'era un concetto di manipolazione dell'immagine che, non essendo io una storica dell'arte, ma essendo appunto una persona contemporanea, non posso che associarlo a quello che è il tipo di manipolazione dell'immagine e comunicazione basata sull'immagine che viene fatta oggi da personaggi famosi, da influencer o diciamo persone di questo che hanno una comunicazione pubblica di questo calibro. E quindi siamo partiti da lì. Il primo bozzetto di Isabella d'Este è stato questo, che appunto parte dal ritratto che le ha fatto Tiziano e dove indossa la sua caratteristica capigliara. Capigliara che poi in realtà non le ho mai disegnato all'interno del fumetto, almeno fino agli episodi arrivati fino ad oggi, perché il punto di riferimento vero per Isa sono stati Leonardo da Vinci e il busto di Gian Cristoforo Romano, che invece la ritraggono con i capelli sciolti o comunque legati in una maniera diversa e in un'età molto più giovanile, proprio per cercare di creare un personaggio che potesse essere immediatamente simpatico tanto agli adolescenti quanto a qualunque altro tipo di pubblico, perché poi effettivamente Isa la sua coerenza storica la trova a modo suo, in un modo tutto speciale che è fatto di citazioni, che è fatto di giochi, che è fatto di rimandi agli ambienti di Palazzo Ducale, ma che gioca in continuazione con la contemporaneità e col suo essere un fumetto che nasce sui social network e che si rivolge a persone che sono abituate ad utilizzarli e che comunque hanno una consuetudine con la comunicazione contemporanea, e poi diciamo da lì parte con quanto una serie di evoluzioni, quali il reel che ci cura sempre Lord Donald, che è il nome, che ovviamente è il nickname di Lorenzo Bonoldi, e poi adesso diciamo è pronta a fare un nuovo grande passo, che è quello di diventare un libro, un libro vero, no? Sembra un po' Pinocchio, no? Sei stata brava e quindi diventi un libro vero. E quindi diciamo che adesso vedremo quale altro tipo di salto farà Isabella d'Este nella sua evoluzione, essendo passata dai social network ai quotidiani con la Gazzetta di Mantova al libro, adesso con questo esordio che farà a Lucca Comics, e poi adesso vediamo come decide di continuare, perché in realtà noi siamo profondamente convinti che sia Isabella d'Este che decide ormai, e questa è la cosa che è successa, ovvero che noi tutti ci consideriamo il team immagine della Marchesa, siamo a sua disposizione e lei, che appunto si scrive da sola, decide cosa vuole fare. Adesso ha deciso di andare a Lucca Comics. Vediamo come vuole continuare, appunto. E non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa. Io in realtà avrei delle domande per voi, poi un paio, intanto che aspettiamo se anche i nostri partecipanti ne hanno. Prego, Lorenzo. No, volevo soltanto accodarmi alla fortuna che ho avuto anche io di lavorare con Rita, una cosa che
anche appunto Chiara sa che appunto ci sta seguendo ed è un po' la persona che ci ha messo tutti nella stessa stanza per lavorare a questo progetto. Io e Rita ci conosciamo da diversi anni e Isa è stata proprio l'occasione di lavorare insieme a qualcosa. E quindi ecco, diciamo, lavorare con Rita è un altro dei motivi che mi fa dire che Isa è stato facile e bello soprattutto. Viva. Bellissimo ascoltarvi. E, tra l'altro, invito naturalmente sia Chiara Palmieri che Lord Bonald a intervenire se ne hanno il piacere. Quindi basta che attivino la telecamera e il microfono e siamo veramente molto, molto felici di averli qui. Per cui questo vale per qualsiasi momento nei prossimi 10 minuti. Se poi sforiamo i 5 minuti, non succede nulla. Tengo le mie domande un attimo da parte perché vedo che ne è arrivata una in chat da parte di Camilla. Che rinnova i complimenti per il progetto, per tutti e tre i progetti che stiamo presentando oggi. E dice: sto leggendo in diretta, quindi aiuto. Permettetemi una domanda un po' provocatoria. Una ventina dei volumi di fumetti nei musei, come avete accennato, trattano storie di fantasmi. Secondo voi non è un campanello di allarme, tra virgolette, di come il museo è ancora visto come un luogo morto o comunque una vestigia del passato e non un luogo vivo dove si ragiona sul passato? Va benissimo Camilla che tu abbia scritto di getto, anzi scusami tu, penso che vedo che Mattia si è già smutato e anche Stefano, quindi non so, visto che si parla proprio di fumetti nei musei, forse darei per primo la parola a Mattia e poi a Stefano a caso. No, beh, io capisco evocare questa associazione tra il fantasma e i musei morti, che appunto, abbiamo voluto mettere l'accento, dopodiché le storie dei fantasmi che sono presenti nel progetto sono anche storie molto vivaci, e quindi in realtà non è, forse non è proprio corretto dire che quelle storie lasciano pensare ancora al museo esclusivamente come un luogo morto. Anzi, insomma, è un genere, poi quello dell'horror, tra virgolette, anche un po' forzato, perché poi diciamo nella nostra storia, appunto, l'abbiamo detto anche nella presentazione della mostra, non è che sono presenti ragnatele, fischi, cigolii di porte, cioè ci sta un richiamo al mondo del mistero più che al mondo stretto dei fantasmi. Comunque, insomma, capisco lo stimolo, insomma, che ha avuto Camilla a collegare questi aspetti. Grazie mille Mattia. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Ma allora, direi che più che far pensare ai musei come luoghi morti, perché ormai non lo sono più, grazie al cielo, credo che l'idea del fantasma ci riporti all'idea del luogo antico, pieno di misteri e di cose da scoprire. E, non so, noi abbiamo avuto anche richieste da parte di associazioni che vorrebbero venire a fare monitoraggio per controllare se ci sono per davvero degli spettri in palazzo, ecco lì magari saremmo un po' più accorti nell'accogliere una richiesta del genere, però scherzarci su in qualche modo credo che possa aiutare anche a sfatare dei miti o a renderli in qualche modo domestici. Noi anche in Palazzo Ducale ne abbiamo diversi da Agnese Visconti e io anzi mi sono stupito che non sia collegata Isabella d'Este e che lei stessa non voglia intervenire per dire la sua sul fumetto, ma ecco, trovo che non l'associerei ecco, con il museo come luogo vecchio o morto, l'associo semmai come luogo della fantasia, come luogo nel quale appunto, tutto quello che è fantastico e misterioso può convergere, e questo, tutto sommato, non è neanche un male. Concordo in pieno. Intanto vedo altri messaggi in chat. Chiedo venia a Chiara Dell'Utri, che comunque è anche un'amica del Coordinamento Regionale Sicilia, di attendere un attimo perché quanto ha scritto Lord Bonald si collega alla domanda che io volevo fare a Lorenzo, Rita e Stefano. Dice: grazie, non sono presentabile in questo momento e non vorrei deludere la Marchesa. La illustre Marchesana mi prega ad ogni modo di ringraziare nuovamente gli autori suoi per l'egregio lavoro svolto nel narrare in sì magnifico modo le vicende sue. Ecco, grazie Lord Bonald, perché la domanda che volevo farvi è proprio quella del linguaggio, cioè come siete riusciti a creare questo linguaggio dal sapore antico ma perfettamente comprensibile, perché secondo me è una delle chiavi vincenti di Isa. Beh, posso dire io una mezza parola, poi lascio a Lorenzo sicuramente. Allora, questo è un espediente antico.
perché il pedante è un personaggio di una commedia di Pietro Aretino e viene preso per i fondelli per il suo modo di parlare erudito e antichizzante. Quindi, così come noi oggi vediamo il linguaggio del primo Cinquecento come un linguaggio arcaico e un po', come dire, un po' pesante, un po' arretrato, lo stesso facevano all'epoca. Quindi credo che il lavoro che Lorenzo e Rita hanno fatto è stato ancora una volta interpretare un sentimento antichissimo e che è stato semplicemente rivitalizzato con l'utilizzo di linguaggi diversi. Sì, diciamo, per me il gioco era simile al dare ad Isa in mano un cellulare, dimostrare anche con le parole il fatto che lei era molto più una ragazza di oggi per certi aspetti che una nobildonna di fine 400. Fine 400, adesso pure. La presenza di Stefano mi intimidisce, ho paura di dire delle cavolate. Per cui ecco, da una parte trovavamo divertente mettere dei personaggi che parlano questo italiano finto, ovviamente finto antico, non ci siamo messi a studiare effettivamente come, per quanto appunto, come dicevamo prima, sono presenti tantissime lettere di Isabella d'Este, la sua biografia più famosa della Pizzagalli, la signora del Rinascimento, ha proprio delle parti citate che hanno permesso un po' di entrare in questo linguaggio. Era proprio creare un confronto come due mondi in conflitto, in contrasto, se non proprio in guerra, tra Isabella che spingeva verso un futuro ancora troppo lontano per il mondo in cui si muoveva e la tradizione, ecco, i personaggi intorno a lei che invece erano ancora un po' ancorati a tutta una serie di tradizioni, di pensieri, di schemi sociali. Mattia, volevi aggiungere qualcosa? No, ho visto che ti No, sei mutato. ero rimasto così. No, su questo mi Ok. allaccio anche io, soltanto per un aspetto che avevo citato, che era proprio questa sulla vicinanza, insomma, quanto il fumetto poi faccia fare delle riflessioni anche sulla lingua italiana, no? Che era proprio la ragione per cui il progetto Fumetto Te stava, e qui lo vediamo in tutti gli effetti, no? E poi alcune esigenze di racconto grafiche ti portano poi a esplorare delle novità nell'arricchimento della nostra lingua. Un po' banale come Io, riflessione. allora, no, assolutamente. Vedo che ci sono altre domande. Se tutti voi relatori, capisco che sono già le 6:30, però siete d'accordo, cercherei comunque di dare delle risposte, magari molto veloci, ma di coprire tutte quelle che sono arrivate. Oltre naturalmente a molti complimenti che, come vedete, stanno continuando ad arrivare. Allora, appunto, Chiara Dell'Utri del Servizio Educativo Museo Diocesano di Monreale, in realtà fa una domanda, immagino, super difficile, vi prego di riuscire a darle qualche pillola, perché dice: vi ringrazio perché davvero mi avete trasmesso tanto entusiasmo e coraggio, forse nel poter portare avanti un piccolo sogno nel cassetto, che è quello di realizzare anche nel nostro museo, parliamo di un museo ecclesiastico, una serie a fumetti sui personaggi della nostra storia locale. Ma da dove cominciare? Chiede Chiara. Chi si prende la briga di risponderle? Beh, da un'idea direi, da una sceneggiatura, da un progetto di comunicazione prima di tutto. Poi gli autori credo che siano in grado di interpretare le volontà della committenza, chiamiamola così, e trovare il linguaggio giusto, le modalità giuste. Però credo che prima di tutto ci debba essere un desiderio da parte del museo stesso di presentarsi in maniera diversa, come hanno fatto a Caserta e come abbiamo fatto noi, in modi diversi, però certamente. Prima di tutto ci deve essere un'idea chiara da parte del museo. Grazie Stefano, chiarissimo e telegrafico. Vado avanti con la domanda di Cristina, che nuovamente fa i complimenti a tutti, e si chiede se i fumetti nascono dal museo, ma vivono in albi e online. Secondo voi, come possono rientrare nel museo e magari rivitalizzare l'interpretazione di una collezione e l'esperienza museale? Io qui richiamo sicuramente la presentazione di Mattia all'inizio di questo webinar con le mostre che sono nate proprio da fumetti nei musei e naturalmente chiediamo appunto a Mattia poi anche la possibilità di poter condividere la presentazione sul sito di Comitalia così che possiate andarla a rivedere. Chiedo però a tutti gli altri, naturalmente Mattia compreso, ma non
so se la Regia, appunto, che in questa fase finale ancora non è intervenuta, se hanno già riflettuto, per esempio, anche su questo aspetto. Beh, noi rispetto al tentativo, insomma, alla volontà di riportare Menino all'interno del museo con le sue storie, in parte lo abbiamo fatto con le audioguide per bambini, nel senso che Menino è diventato un compagno, diventa un compagno per i bambini che vengono qui in visita, e quindi è sicuramente un modo per rivitalizzare la visita, perché lo sentono parlare, lo vedono all'interno del museo, perché poi è raffigurato all'interno dei pannelli di sala. E quindi quel fumetto diventa una compagnia lungo il percorso di visita, tra l'altro con questa voce un po' buffa, che abbiamo scelto una voce che non sia ben identificabile, quindi se si tratti di un bambino o di un adulto, una voce un po' fiabesca, che accompagna il bambino, che sente però anche la voce di Re Carlo, e quindi diventa un modo per entrare nella storia del palazzo accompagnati da un fumetto. Bellissimo Antonella, grazie mille. Leggo la domanda di Carolina, che appunto rinnova i complimenti, e fa una domanda puntuale, questa forse più immagino rivolta, sarebbe per, ripeto, Lorenzo Bonoldi, se volesse rispondere, non necessariamente magari comparire in video, perché parla degli haters. Quindi dice, siete grandi e tutti i grandi hanno haters. Vi è mai capitato di leggere commenti negativi ai vostri lavori? Se sì, hanno avuto un lato costruttivo? Vedo Davide che annuisce, quindi non so se Davide vuoi prendere un attimo la parola, poi lasciamo anche gli altri. Sì, ovviamente, sì, fanno parte del dialogo. Noi lo vogliamo, cioè, non vogliamo gli haters ovviamente, però cerchiamo il dialogo, questo è anche un poco il motivo per cui abbiamo cercato questo linguaggio. Stimoliamo, ecco, questo. Gli haters ovviamente poi diventano una categoria diciamo odiosa nella comunicazione in generale, però come dire, quando si tratta di sana critica ci fa piacere, significa interazione, significa dialogo. Grazie Davide. Rita o Lorenzo, volevate aggiungere qualcosa? Parlo io. Allora, non abbiamo particolari problemi di haters o cose del genere, che io sappia. Bisognerebbe chiedere al nostro social media manager effettivamente, ma devo dire che sui social di ISA c'è una moderazione molto puntuale dei commenti e delle risposte in privato. Quindi anche nei casi in cui ci sono stati delle critiche che in realtà non sono mai state da haters, ma sono state sempre una sorta sul filo del dibattito rinascimentale, nel senso che quello che succede su ISA è che abbiamo un grande pubblico di appassionati di Rinascimento, e quindi a volte succede che ci sono dei dibattiti su questioni rinascimentali. Questo è il massimo che succede da noi. abbiamo un popolo di follower strani. Vedo Lord Bonald che ci scrive: nessun hater per la Marchesa, ISA conquista tutti. È chiaro che sono anche due approcci differenti, e Menino per la sua natura si espone maggiormente a eventuali critiche anche più spiacevoli, ecco. Io chiuderei, volete 35, con una piccola domanda da parte mia, che pongo sia alla Regia che a Palazzo Ducale. Non so se potete rispondere, ma ci potrebbe essere un'idea di fare del merchandising su questi personaggi? Beh, un'Isabella d'Este di peluche non si nega a nessuno. A parte gli scherzi. Sì, anche no. Noi. Ok, ve lo chiedevo perché forse più di tante occasioni in cui si è veramente parlato di cross-medialità in maniera più ideale e teorica, io credo che oggi abbiamo veramente toccato con mano la cross-medialità concreta, per cui mi piaceva buttare dentro anche il discorso del merchandising, e
voglio chiudere veramente con i complimenti. Marika che ci dice, non ho domande, ma complimenti di nuovo per le iniziative. Sono fumettista e illustratrice storica e davvero i fumetti hanno un enorme potenziale quando disegno, soprattutto elementi antichi, e proprio il pubblico più giovane a essere curiosissimo e chiedermi dove può vederli, e li rimando tutti ai musei. Credo che ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma magari faremo degli altri approfondimenti. Uno mi piacerebbe molto, e qui lancio l'invito al dottor Loccaso, su una cosa che ha detto all'inizio della sua presentazione, che in realtà il linguaggio dei fumetti è molto simile per tante dinamiche narrative al linguaggio antico. E un sogno per me sarebbe quello magari di poter affrontare questo argomento, chissà magari un domani anche con una mostra che possa mettere vicino, non so, basi dell'antica Grecia con delle strisce di fumetti attuali. Quindi l'invito è pubblico, direttore, chissà magari ne riparleremo più avanti. Io sono d'accordissimo, credo che il fumetto abbia risolto in maniera straordinaria il problema di tempo e spazio nella narrazione e la sequenza, come dire, di episodi, che è un problema che è sempre stato sentito nella rappresentazione artistica. Risolto in 100.000 modi, il fumetto lo ha fatto, come dire, una volta per tutte, ecco. Benissimo, allora a nome di Comitalia e della Presidente, che appunto è dovuta scappare per un altro impegno istituzionale, ringrazio ancora tantissimo tutti i relatori e i partecipanti che ci hanno seguito fino adesso in quest'ora e mezza veramente intensa e positiva, veramente l'avete detto nei messaggi in chat, abbiamo dato sì, appunto, un'immagine molto positiva anche di quello che si può fare con questo bellissimo strumento, quindi grazie a tutti di nuovo e alla prossima. Grazie. Buona serata. Buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buona serata.